Ragazzi e ragazze, buongiorno! Siamo di nuovo qui per andare a preparare insieme una nuova ricetta. Oggi andiamo a fare una ricetta abbastanza veloce, però che possiamo portare a tavola come antipasto o come merenda pomeridiana salata per i ragazzi o per qualcuno che vuole toppare la fame prima di andare a cena. È una cosa abbastanza semplice. Mi auguro che sia buona, ovviamente non l'ho mai fatta, come sempre la faccio per la prima volta con voi. Utilizzeremo semplicemente la nostra friggitrice Candu a 25 litri e chi non ha le due resistenze, ovviamente fate la cottura a piano più basso. Allora, oggi andiamo a fare delle semplicissime focaccine di pancarré. Allora, avete del pancarré da consumare, non sapete cosa fare perché io adesso il pancarré lo faccio solo esclusivamente in casa. Quindi mi è rimasto questo pacco che ha scadenza, cioè tra circa 15 giorni, e siccome io non lo uso più per i toast perché lo faccio solo esclusivamente io in casa, devo trovare il sistema per consumarlo, perché ovviamente le cose comprate non si buttano. Quindi, se non volete fare il toast o non volete fare il pane tostato, cosa possiamo andare a fare? Andiamo a fare queste focaccine di pancarré. Allora, gli ingredienti ne vengono 8, quindi se volete doppiare le dosi, doppiate tutto per due di quello che vi sto dicendo. Con queste dosi qua che io andrò a fare, vengono semplicemente 8 pezzi. Allora, serviranno 16 fette di pancarré, 100 g circa di pan grattato, circa un etto di cotto, 100 ml di latte, olio quanto basta e circa 50 g di scamorza, oppure potete mettere qualsiasi altro tipo di formaggio, diciamo duro, no? Non la mozzarella bagnata nell'acqua, non lo stracchino, perché sono quelli un pochino più brodosi, ma formaggi secchi. La mozzarella potete usare quella a filone per la pizza, potete usare la scamorza come utilizzo io, dolce o affumicata, però di quella stagionata, non quella d'acqua. Potete usare Emmental, Edamer, tutti questi tipi di formaggio, quello filante, eccetera, eccetera, eccetera. Poi ci servirà un copapasta da 6 cm, questo qui, e poi basta, direi, perché tutti gli ingredienti già ve li ho detti. Ora andiamo semplicemente a procedere alla preparazione. Andiamo a aprire il nostro pacco di pancarré, e che ovviamente non l'ho aperto prima, e andiamo a tirare fuori le nostre 16 fettine. Ecco qui. Queste dovrebbero essere 10, ora le vado a contare, 3, 6, 9, 10 e ne abbiamo bisogno di altre 6. Ecco qua, ne abbiamo bisogno di altre 6, quindi ne vanno a rimanere 4. 3, 6, ne rimangono semplicemente 4. Ora prendiamo, le mettiamo sopra un tagliere. Una alla volta, due alla volta, tre alla volta, quelle che vi stanno, vedete un pochino voi come fare. Prendete il copapasta da 6 cm, come vi ho detto prima, e andate a creare semplicemente un disco. Poi il disco lo mettete da parte. Vedete, fate così e create tutti questi dischi. E poi vi faccio vedere come andiamo a procedere. Procedete così con tutti e 16 le fette di pancarré. Ecco qua che li abbiamo tagliati tutti a dischi, i nostri 16 dischi. Ora prendiamo, in questo caso io prendo la scamorza affumicata, ne mettete un quadrettino in centro. Uno sì e uno no. Uno sì e uno no, perché uno servirà per andare a coprire, ovviamente. Quindi fate così. Questi sono una parte, poi là ci sono gli altri, eh? Prendete una fettina di prosciutto cotto oppure utilizzate quello che volete, anche di salume potete usare tipo lo speck che dà la fumicata, ma io in questo caso uso la scamorza. Anche in questo caso mettete un pezzettino in centro, in questo modo. Deve stare in centro perché il bordo poi ci serve per la chiusura, mi raccomando, eh? In questo modo.
Ora mettete sopra il disco senza nulla, lo andate a appoggiare sopra, lo premete leggermente, poi cercate di chiudere tutto intorno, che poi non si chiude comunque, però cercate di andarlo ad aderire. Fatelo aderire più che potete e poi lo mettiamo in un piatto. Chiudete un altro, andate a comprimere in questo modo, cercate di far aderire leggermente, che poi non si chiude come vi ho detto già prima, e poi vi faccio vedere come andiamo a procedere, eh? E li chiudete tutti in questo modo. Mi raccomando che ci sia un pochino di bordo intorno, perché sennò rischiamo che poi dopo non si vadano a chiudere bene. Mi raccomando, eh? Eccoci qua, che li ho già tutti preparati qui. Preparate un piattino con il latte, un vassoietto con un po' di pane grattugiato e un piatto dove andate poi a depositare dopo che abbiamo fatto questo passaggio. Ora ne prendete uno alla volta, lo tenete bene in mano, anche se aperto, non vi preoccupate, lo andate a poggiare senza mai mollarlo nel latte da una parte e anche dall'altra. Poi strizzate un po', che fate aderire intorno e nello stesso tempo il latte se ne scende. Lo mettete nel pane grattugiato dove andiamo a fare l'impanatura, prima nel latte e poi nel pane grattugiato, in questo modo, cercando di fare chiudere, come è ovvio che sia, i bordi intorno, quelli che non si sono chiusi prima. Prima attaccate bene il pane grattugiato, quando l'avete attaccato bene, fate aderire in questo modo, schiacciate con due dita tutto intorno, vedete che adesso è chiuso perfettamente. Poi lo andate a poggiare nel piattino, vedete? Ne faccio vedere un altro, lo prendete, non vi preoccupate se è aperto, passate prima da una parte nel latte, poi dall'altra, cercate di chiudere intorno strizzando senza che si rompa, attenzione che non si può rompere. Poi lo andate subito a impanare con il pane grattugiato, mettete la panatura esterna. Lo tamponate un pochino in questo modo, lo girate, fate la stessa cosa dall'altra parte, in modo molto molto delicato, perché il pancarè è molto delicato. Poi lo prendete in mano, schiacciate intorno, vedete che è chiuso e lo andate a posizionare nel piattino. Ecco qua, ne abbiamo già fatti tre, ora vado a fare gli altri. Eccomi qui, ora prendete una teglia antiaderente, se la vostra attacca andateci a mettere una spennellata di olio oppure lo staccante oppure la carta forno, dipende voi che teglia avete. Queste non attacca assolutamente nulla, come vi dico sempre. Quindi prendiamo un altro piatto, perché prima dobbiamo andare a fare un passaggio per evitare di riempire di briciole la teglia. Mettiamo l'olio sul piatto, perché come sapete quando c'è la panatura esterna dobbiamo andare a mettere un pochino di olio per avere la doratura, perché altrimenti rimane tutto bianco, lo sapete, ve lo dico sempre, eh? Lo mettete sotto, così sotto un po' si bagna comunque di olio. Sopra ci mettete due o tre puff e andate semplicemente a tamponare col pennello, eh? Solo tamponare, se no togliete la pannatura, mi raccomando, non spennellate. Poi lo andate a girare, spennellate un po' di olio nel piatto, se vedete che è proprio asciutto, allora andiamo a dare tre spennellate, tre spruzzate, in questo modo. Poi lo prendete e lo mettete nella teglia. Ora ne andiamo a prendere un altro, adesso facciamo così, così vediamo se si bagna sotto. Mettiamo tre puff sopra, andiamo semplicemente a tamponare, giriamo, boh, si è leggermente bagnato ma nulla di che, quindi andiamo a dare, ecco, ho finito l'olio a posto, andiamo a dare tre spruzzate anche qua e mettete una leggera tamponata, ecco qua, e tenete leggermente distanziate. E le andate a fare tutte in questo modo.
L'olio è opzionale, io uso quello di semi perché per me il fritto, comunque la doratura esterna del fritto di qualunque cosa sia, scusate l'ambulanza, ci vuole l'olio di semi. Io non ho mai fritto in padella con l'olio di oliva, quindi per me si usa questo. Chi vuole usare l'olio d'oliva è tranquillamente libero di utilizzare quello che crede. Ecco qua le nostre focaccine di pancarè che sono pronte. Ora andiamo a preriscaldare la friggitrice, la Countdown, con il suo programma di preriscaldamento. Le altre friggitrici fatte 3 minuti a 200 gradi, tutte con una resistenza, con due resistenze a cassetto. Facciamo tutta la cottura a 200 gradi. Ovviamente chi ha la friggitrice ha fornito con una resistenza piano più basso. Le altre friggitrici piano centrale e le cassette, nel loro cassetto potete metterle direttamente nel cestello. Aspettiamo che si preriscalda, andiamo a inserire, procediamo alla cottura. Quando sono pronte torno qua che vi aggiorno sui tempi. E dopo solo 10 minuti a 200 gradi sono venute pronte le nostre focaccine di pancarè. Quindi chi ha bisogno di qualche minuto in più, quelle friggitrici che hanno una resistenza, prolungate fino a 12, 13, 14 minuti. Controllate spesso, l'importante alla fine è cotto. L'importante è che viene la doratura esterna, non dobbiamo cuocere assolutamente nulla. Abbiamo bisogno della doratura esterna e che venga sciolto il formaggio al suo interno, come qua. Vedete, all'interno è bello morbido, si è sciolto, sotto è bello dorato e anche sopra. E queste sono le nostre focaccine di pancarè in soli 10 minuti. Come potete vedere sono veramente cotte alla perfezione. Devono essere leggermente dorate, non dovete fare troppo strinate. Ora lo andiamo a assaggiare insieme. Buono! Mi piace l'affumicatura della scamorza, ovviamente è la morte sua, però è molto buono, semplice, passato solo nel latte, è più leggero, senza uova, così via, però è buono. Allora, promossi, un attimo che mangio. Ora ce l'ha fatta. Come sempre vi lascio scritto sotto gli ingredienti e i tempi di cottura che ho utilizzato io, più o meno quelli che dovete utilizzare voi. Troverete sotto anche tutti i miei canali dove mi potete seguire, contattare e scrivere per qualsiasi cosa. Per un attimo di tempo rispondo sempre a tutti. Ci sono 3-4 gruppi miei, se non mi sbaglio, 4 forse, sì, dove mi potete seguire e iscrivervi, dove ci sono io con le mie collaboratrici. Iscriversi al canale e guardare i video è completamente gratuito, lo dico sempre perché spesso mi viene chiesto. In basso a destra c'è una campanella dove c'è scritto iscritto e iscritta, cliccate e attivate le notifiche, così ogni volta che pubblico un video vi arriva la notifica sul vostro dispositivo e non rischiate di andare a perdere i nuovi video. Detto questo, ci vediamo alla prossima, fatemi sapere se li fate perché sono veramente squisiti. Un'altra cosa, con questi rimasti li andate a tagliare, li fate diventare 4 asticine, li andate a tostare e li potete utilizzare come pane tostato, bastoncini di pane tostato da servire, oppure li fate a quadrettini e li usate tostati nelle zuppe, così non buttiamo via nulla. Ci vediamo alla prossima ricetta, mi raccomando fatemi sapere se le avete fatte e se le fate. Ciao!